In questo talk vi parlerò del web tracking, ovvero il fenomeno del tracciamento online. In pratica, durante la nostra navigazione web siamo costantemente tracciati da una miriade di servizi, principalmente pubblicitari, che però ricostruiscono, sono in grado di collezionare dati personali sulla nostra attività e ricostruire poi la nostra cronologia web. Chiaramente questa pratica ha poi delle implicazioni sulla nostra privacy per quanto riguarda gli utenti privati e invece ha ripercussioni di sicurezza per le aziende. Nella mia attività, insieme all'unità di ricerca del gruppo Reti del Politecnico che si occupa di queste tematiche, abbiamo quantificato la pervasività dei servizi online, dei servizi di tracciamento online. Abbiamo visto che nel peggiore dei casi il 96% degli utenti è tracciato, esistono più di 400 servizi di tracciamento attivi solo in Italia e il 71% dei siti web ospita almeno un servizio di tracciamento. Abbiamo anche valutato le performance dei plugin anti-tracking più popolari. Abbiamo visto che possono essere sì efficaci, però comunque introducono dei delay che possono influire sulla qualità della navigazione. Infine, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Hermes, il cui scopo è quello di collezionare dati di navigazione di utenti reali per affinare un algoritmo per l'identificazione automatica dei servizi di tracciamento online partendo da tracce di traffico. Tutti gli utenti che partecipano alla sperimentazione ricevono in cambio una gift card Amazon.